Se ci seguite da un po' di tempo sapete che la potenza è data dal prodotto di forza per velocità, e per velocità si intende la velocità nel far girare i pedali. Quindi se vogliamo migliorare la potenza essenzialmente abbiamo due parametri su cui agire. Oggi vedremo quanto può essere importante aumentare anche di soli 5-10 rpm la cadenza per ottenere potenze più elevate attraverso 5 esercizi specifici. Via con la puntata! Esercizio sovracadenza è piuttosto semplice, bisogna tenere un'intensità di poco superiore a quella classica da crociera, quindi una Z3 ad esempio, quindi spingere un po' di più, ma soprattutto tenere una cadenza 10-15 rpm più alta di quella che ci verrebbe più confortevole tenere. Ad esempio adesso sto andando a 85 rpm, che è una cadenza che mi viene bene, alleggerisco il rapporto e mi sforzo di andare a 105-110 rpm. Tengo questa cadenza, questa intensità per circa 2 minuti, 2 minuti e mezzo, e poi recupero per un minuto a una cadenza più bassa senza spingere. Possiamo ripetere questo esercizio per 15-20 minuti di fila. Intermittent training in pianura. Questo non è un lavoro intervallato, ma un lavoro intermittente. Quindi è proprio off-on. Si pedala per 5 secondi con un rapporto molto molto agile alla massima intensità e poi per 15 secondi si recupera quasi senza pedalare. Questo vuol dire che non serve essenzialmente nulla per monitorare questo lavoro, si può fare solo con un cronometro per guardare i tempi. È un lavoro che va fatto a sfinimento, quindi bisognerà continuare a spingere per 5 secondi e recuperare per 15 fino a che non si sarà veramente esausti. Questo lavoro serve per migliorare la capacità di utilizzo delle fibre veloci in condizioni di acidosi, cosa che sarà inevitabile considerando la continua ripetizione di questi lavori. Proviamo a farlo. Praticamente partiamo. 3, 2, 1, velocissimo, top, non si pedala per 15 secondi, si recupera, tre, due, uno, via. Recupero per 15 secondi, è sicuro che all'inizio sembra di non fare nessuna fatica, però man mano che si va avanti diventa sempre più duro perché comunque si accumula stanchezza. Lavoro interessante e davvero anche facile da monitorare. Un altro esercizio interessante sono gli sprint da lanciato ad alta cadenza, servono per allenare la forza veloce. Per farli bisogna lanciarsi senza fare fatica, quindi si può sfruttare la discesa di un cavalcavia, l'ultimo pezzo di una discesa appunto, per poi fare la volata nel tratto in pianura successivo. Bisognerà partire già ad alta cadenza, attorno alle 120-130 rpm, per poi arrivare fino a 150-160, spingendo al massimo per un lasso di circa 6-8 secondi, quindi piuttosto breve. Bisognerà poi adeguare bene il rapporto in modo da rimanere all'interno di questo range di cadenza. Si possono fare un minimo di 4 ripetute fino a 2 serie da 8 se vogliamo. L'importante è recuperare bene in modo completo tra una ripetuta e l'altra, quindi almeno 3 minuti, meglio se 4. Questo lavoro stimola la forza veloce ma migliora anche la coordinazione intra ed intermuscolare, quindi ci permetterà di controllare meglio il movimento senza saltellare sulla sella, migliorando poi anche l'efficienza di pedalata e la memoria muscolare. Un altro lavoro interessante è l'interval training ad alta cadenza. Praticamente quello che si intervalla non è la potenza, che rimarrà sempre costante, quindi se non abbiamo un misuratore guardiamo la velocità, su una salita regolare cerchiamo di andare sempre alla stessa velocità. Quello che cambia è la cadenza, infatti si passa dalla cadenza confortevole, cioè quella che ci viene più facile da tenere in salita, che può essere magari 70 rpm, a più 20, quindi si andrà a 90 rpm per 30 secondi. Infatti questi 30 secondi a 90 rpm si rindurisce il rapporto, si mantiene sempre la potenza costante e si torna alla cadenza confortevole per altri 30 secondi. Quindi essenzialmente un 30-30 in cui la potenza non cambia ma la cadenza continua a cambiare da confortevole a più 20, confortevole più 20. Questo lavoro ci aiuta ad aumentare la cadenza in salita sfruttando un po' di più appunto la nostra rapidità più che la nostra forza, risparmiando un po' la muscolatura. Ci aiuta anche a cambiare ritmo più rapidamente, quindi se c'è un cambio di pendenza sulla salita o si attacca un avversario dobbiamo seguirlo, riusciremo a cambiare ritmo più in fretta adeguando più rapidamente la nostra cadenza al lavoro che dobbiamo fare. E questo ci renderà ovviamente più efficienti e ci farà appunto risparmiare anche un pochino di forza.
Ultimo lavoro, regressione di forza. Prendiamo una salita che si allunga almeno 5 minuti, regolare. Guardiamo che cadenza è quella in cui saliamo in modo più confortevole, nel mio caso sto salendo a 75. E a questo punto togliamo 20 RPM questa cadenza, tenendo sempre la stessa intensità, quindi duriamo un rapporto, vado a 55 RPM e tengo le 55 RPM per un minuto, come le vecchie SFR. Però alla fine di questo minuto aumento di 10 RPM, quindi alleggerisco il rapporto e vado a 65. Faccio un altro minuto a 65, come sto andando adesso. Dopo un minuto 65 alleggerisco il rapporto e mi porto a 75, quindi la cadenza confortevole, e facciamo un altro minuto così. Ovviamente è importante che la terza ripetuta sia quella la vostra cadenza confortevole, che può essere magari anche 65, 60 o 80, 85, dipende da voi. Però la terza la fate alla vostra cadenza più facile da tenere. Finito un minuto a questa cadenza, alleggeriamo ancora il rapporto, andiamo 10 RPM oltre, quindi nel mio caso 85. Quindi sforziamo un pochino di più la resistenza veloce, in questo caso in salita. Per me l'avete capito, finito anche il quarto minuto 10 RPM più alte, andiamo 20 RPM più alte, quindi 90 RPM. Facciamo ancora un minuto così e questa ripetuta da 5 minuti sarà conclusa. L'importante è mantenere sempre la cadenza costante in tutti questi 5 minuti. Quello che cambia quindi non è l'intensità, ma è la coppia e la cadenza. Finita la ripetuta, si può girare la bici, tornare indietro oppure continuare a salire molto tranquillamente, e si possono fare dalle 3 alle 6 ripetute di questo tipo, dipende quanta grinta abbiamo. Questo lavoro, un po' come l'interval training di forza, ci permette di ampliare il nostro range utile di cadenze per riuscire a fare meglio le salite in tutte le condizioni. In questo caso però, essendo uno sforzo di un minuto alla volta, diciamo che fossilizza un po' di più la nostra capacità di tenere cadenze non confortevoli durante sforzi intensi come una salita Z4. Questi erano 5 esercizi per migliorare la tua cadenza e di conseguenza anche la tua potenza. Potresti abbinarli a esercizi propriocettivi per migliorare ulteriormente il sistema di trasmissione dell'impulso elettrico ai tuoi muscoli, per rendere tutto ancora più efficiente e facile da eseguire. Se questa puntata vi è piaciuta, mettete un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao!